come sono stanca, mio Dio, come sono stanca. Ma che vita che ho fatto? 65 anni non mi sono goduta nulla. Guarda qua, piena di rughe, che hanno preso il posto di quella pelle così bella, liscia. E i capelli. I capelli hanno deciso di lasciare quel bel colore moro per questo grigio che dicono sia il colore della maturità. Bugiardi! Questo è il segnale che siamo arrivati al capolinea. Il campanello che ci dice che bisogna tirare il remo in barca. Ammesso che uno se la sia potuta comprare. Se no, rimane che nuotare fino a che non si affogano i nostri problemi. Nella mia vita sono stata al cinema a vedere un film 3 volte. Penso anche le volte sono andata a ballare, riempio un manto, gli altri fuori a divertirsi. Io a casa, a badare vecchi, prima la mamma e il babbo, e ora solo il babbo. Non che se lo siano meritati, no, no. Però un po' di divertimento anche a me, forse me lo sarei meritato. Non fa che correre dalla mattina alla sera, a destra, a sinistra, per riparare a tutti. Vabbè, chi ci pensa? Mamma, e chi ci pensa? Elvira. A me ci pensa l'Elvira. Elvira! Indossano i pantaloni grigi! Saranno sul comodino accanto alla dentiera. Ma quale dentiera? Io non ce l'ho la dentiera e sul comodino non ci sono! Roberto, scherzavo, ma dove va che siano i pantaloni? Saranno dentro l'armadio scuro, no? L'armadio scuro? Perché? Che se ne ha uno chiaro? No, ce ne abbiamo uno solo. Finché la Lucrezia non ne compra uno nuovo e lasci dare il vecchio suo a noi. E allora lì ho belle guardato e non ci sono. Ma quale, quelli grigi? Quelli grigi, sì, quelli grigi. E che tu guardi? Oh, e l'ho addosso. E pensavo d'essere ancora in pigiama, invece me l'ero bello messo. Oh, io pensavo di aver sposato un uomo, e invece ho sposato un bischero. E poi io veneziani, prego, accomodatevi. Ciao Alberto. Oh, sono venuto a riprendere le chiavi. Che c'era l'acqua a Venezia? Anche troppo. Guarda, se tu dovessi decidere di andare a Venezia, vacci d'estate. Oh, bello, perché? Perché a Venezia, guarda, bella, a dicembre bella, bella. Tutte le vetrine illuminate, con tutti i negozi, con quelle lucine, dietro le vetrine quei presepi, bella, e le maschere che girano, ma porca mattina, non ha smesso di piovere un attimo. Io e me ero fatta anche capelli dalla parrucchiera, sì, ma con tutta quell'acqua, e mi era diventata fare una strega, vero mamma? Sì, ho tanta da buttare via, con queste no che ci mancano, però insomma buttarle via. Poi non ci dispiace. Ci capisco. Ma l'Elvira non c'è. L'Elvira è di là di fare letto. Ve la chiamo subito. Elvira!
Vieni, c'è la Lucrezia! Eccomi, Berto! Eccola! Oh, bentornati, Girelloni, eh! Ma non ho fatto nemmeno mettere a sedere! Ora sono arrivato! Non si preoccupi, sono via, siamo appena arrivati e ci sono ancora i pastrani addosso! Ah! Sono Elvira, questo è per lei, con tanti ringraziamenti! Ah, grazie, eh! Ma guarda com'è lei! Per ora l'appoggio qui, poi dopo lo metto sul mio cassettone, ma piuttosto datemi i vostri cappotti e l'appoggio in camera perché ci c'è un po' di odore di mangiare, capito? Sì, no, caffè. Sì, bravo, venga. E si sta aspettando che la ritorni la Serena dalla caserma dei Carabinieri. Dalla caserma? Sì. Che è successo? No, no, nulla. Nulla, nulla. No. E lei è andata a firmare una denuncia, è stata fuori la settimana. Lo sapete come sono, no? Questi giovani. Sì. Giovani. Una più di 30 anni anche lei. 32 per la precisione. Ma lo sa come sono i ragazzi d'oggi? Per questo non si preoccupano. Prendi te Giuliano e sarebbe anche da moglie, ma e ragiona come un bambino. È vero, anch'io, benché abbia 35 anni, sono una bambina, vero mamma? Sì, è vero. Sarà come dici Berta, ci vorrà un pochino più di tempo. Sì. Insomma, e vi dicevo che la Serena è stata fuori una settimana. Sentite, io voglio mangiare, porca miseria! Qui ultima via, gente e nessuno pensa di desinare. Ascolta, va. No, lo ascolta te. Se voi lo sapete, se io mangio alla mia ora, è un digerisco. E se è un digerisco, e mi si guasti il corpo. E se mi si guasti il corpo, siamo nella merda, vero nonno? O che lo sapevi già? Succede anche dopo. Ascolta babbo, siccome si aspetta che torni la Serena, ora tu vai di là, tu stai un po' alla televisione e poi dopo ti preparo un po' mangiarino per te. No, ce l'ha De Filippi alla televisione, non lo voglio stare. Vabbè, tu guarda la cosa, babbo. Ma se poi me la fa addosso, non vi lamentate, no, babbo, no, ti cambi. Che bene tu lo sappia. Lo so, babbo, via, su. No, capito? Sì, babbo, abbi pazienza, via, su, fai bravo. Scusate, no, ma lui è così. Se all'11 preciso mangia e si innervosisce. Abbiate pazienza. Non si preoccupi, Sole Pira, non si preoccupi, ma ci stava dicendo della Serena. Sì, appunto, la Serena. Ecco, ora ce lo spiega lei. Ecco qui la vostra Serena, viva e vegeta. Serena, amore. Certo la ci ha fatto prendere un bello spavento, eh? Questa giovane. Meno male, i nostri colleghi della scientifica hanno fatto un lavoro veramente eccezionale, Veramente. Sfruttando la rete di cellulari, hanno rintracciato il cellulare della Serena. Una volta trovato il cellulare, trovata la Serena. Ed eccola qui, l'abbiamo riportata, bella e sana, va bene? Maresciallo, meglio hai si sai. Chi lei si sai? Il si sai, sì, quello della televisione. Ah. Maresciallo, grazie davvero, grazie. Dovere, Sorberto, dovere. E ora vi lascio ai vostri festeggiamenti, mi raccomando, eh? Grazie. Arrivederci, grazie. Torno in caserma. Bene. Non vi incomodate, apro io, grazie, conosco la strada. Grazie, Marisha. Ma chi c'è? La mia sorellona. Tanto hanno fatto a gallette, eh? Si vede che i marziani non avevano fame. Evidente. Buongiorno a tutti. Oh, zia. Ma che sei te? Come un'altra non mi riconosce. E sono io, sì. Ciao Serena, ciao. Grazie. Tu mi hai fatto rinascere. Serena, tutto bene? Perché un pochino di visuccia tu ce l'hai. Mi ha detto la mamma, tu se stavi una settimana, hanno detto saresti stata. Di bello. È stata in montagna. In montagna, sì, sono stata in montagna. È stata in montagna con il suo ragazzo. Però una telefonatina tu ce la potevi fare, Sì, ma sai, mamma, in montagna il telefono piglia male, no? Poi è un
E me l'ho portato in carica batteria, sicché si è scaricato del tutto, sì, sì, sì. Perciò sì. Tu lo potevi caricare? No. Babbo, questi saranno fatti i suoi di suo ragazzo. E allora seguita, Grullo, e discendi il telefonino. Caricare il telefonino? Ma questa è la Mennova, vuoi informarmi su internet come si fa? Bravo, bravo. Sai, ora la sta con questo ragazzo, Lucrezia, sicché si godono la vita. Ma fanno proprio bene, ma io glielo dico sempre anche a Maria Sole. Ma cercati un ragazzo, ma lei non si sente pronta. E poi ne va bene uno, di gusti difficili ho messo Ma veramente io sarei anche di bocca buona, è perché non mi si avvicina mai nessuno, vero mamma? Sì che tu c'hai ragazzo, Serena, vieni. Sì, 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 nulla di serio, insomma, ci si frequenta, sì, che conosce. Sì. E vorrà dire il mese prossimo si farà parte in casa insieme, che tu porti tu, io porti più Faustino. E sai, ancora non ce l'ha presentato nemmeno a noi questa birbantella, ma dimmi una cosa, dove te l'ha conosciuto questo leprotto? Oh, che nome buffo, mamma mia, dove te l'ha trovata nel bosco? In effetti, la Maria Sorella c'ha ragione, un po' buffo come nome e le... Ella te l'ha detto, ella è un nick nome, le è come un soprannome, no? Sì, ho capito, ma era meglio se si chiamava Toro 77 e faceva più bella figura, perché a me il leprotto mi sa tanto di coniglio, svelto e svelto e fitto fitto. Certo, te, poverino, sempre con questi discorsi, ma diccelo te, come si chiama? Uberto. Eh? L'Elvira la serve, uno chiama a mica leprotto per tutta la vita, allora. Però ha ragione tuo babbo, ma almeno si sa di che famiglia è, no. Allora, che non tu sai che cosa ti hai rischiato, al giorno d'oggi non ci si può fidare proprio di nessuno, figuriamoci poi di uno che si fa chiamare leprotto. L'Elvira, anch'io. Una volta sono uscita con uno che non conoscevo e mi ha fatto bene, mi ha fatto ubriacare. Zitto! Queste non sono cose che mi interessano. No, le interessano. Le interessano e come invece? Eh? E quando ha finito di farsi su porci comodi, ti ha scaricato fuori dalla discoteca senza nemmeno dirti grazie, vero? Vero? Basta. Basta nascondersi dietro a un dito. Basta vergognarsi per cose per cui non siamo colpevoli. Sì, ho detto siamo, perché leprotto 77, l'eri il demonio. Oh. Prima mi ha pagato cena e poi non so come mi sono ritrovata in una cascina su un letto con questo che cercava di tenermi ferma. Mi è venuta la voce fioca a forza di gridare aiuto a me, mi è venuta. Ma chi volevi mi sentisse in quella capanna sperduta chissà dove? Ma mi sono difesa con l'unghie e con piedi, ma non è servita a nulla, però io poi l'ho morso. Sì, non so dove, ma l'ho morso. Allora lui ha mollato la presa e io sono riuscita a scappare. Una volta fuori sono scoppiata a piangere, mi sentivo sporca, arrabbiata e senza dignità. E poi la vergogna di far sapere a voi che mi era successo, la paura di guardare in faccia qualcuno che sapesse la verità. Ho camminato e mi sono accorta che ero sopra Fiesole, allora con pochi spiccioli che avevo in tasca ho preso il 7 e sono tornata a casa. E mi sono fatti il sangue in pelle a forza di strusciare sotto quella doccia perché volevo levare il che mi era successo, ma non è servito a nulla, non è servito. Allora mi sono vestita e sono andata in giro per Firenze. Ho vagato finché i carabinieri non mi hanno trovato. Nulla. Gli ho detto che non era successo nulla, che non avevo nulla da dichiarare. Ma ora ce l'ho qualcosa da dire. Perché si deve rovinare la mia di vita al posto di quella di cui maiale? Perché mi devo vergognare io? No, basta, qui bisogna reagire, bisogna farsi forza, perché questi qui, se non si fermano, e ci ammazzano, e allora bisogna trovare il coraggio di denunciare questi esseri che non hanno nemmeno il diritto di essere chiamati omini! Thank you.
Questa sì, anche stasera siamo arrivati alla fine. Per parlare di famiglie ricche, di famiglie povere. Una ragazza da un po' sfortunata, di vecchie illuse, di vecchie sopportai per l'eredità. In quel teatro si è toccato un argomento che a me mi fa male il cuore. Perché vedete, io le donne sono abituato a corteggiare, a rispettare. E ci si levava il cappello quando le passavano. E se l'aveva un prendo ci si levava anche la giacca. Ma se le ho delle per spiegare. Le donne buttassero i loro muri e noi come imbecilli a girare intorno come mosconi sperando che qualcuno ci dicesse di sì. Perché erano loro decidevano chi andare, erano loro le sceglievano. Io credo che tutta questa modernità non ci abbia portato nulla di buono. La sera ci si lascerà con un po' d'amaro in bocca. Perché non vuoi dire? La vita l'è fatta così. A volte si ride, a volte si canta e a volte si piange. Cioè, nonostante tutto, e si tira avanti. E poi, anche essere alla base. Aiuta! Paolo! Rosetta! Caterina!